Infatti, ora, se le regole è molto antipatico e crea un grandissimo problema nel paese, continuare a demandare scelte veramente difficili da comprendere all'Europa. Perché se avete negoziato con l'Europa determinate condizioni, beh, io credo che potevate essere in grado di negoziare anche quelli per coloro che hanno comprato da altri operatori, perché comunque se rimborsiamo gli uni non si capisce perché non si debbano rimborsare gli altri. Noi comunque faremo un approfondimento su quanto lei ci ha detto e anche sul discorso dei capienti e degli incapienti per poter agire in Parlamento e per presentare emendamenti che rendano non operativa questa odiosa discriminazione. Grazie. La ringrazio, onorevole Galgamo. Siamo all'interrogazione 3-2493 degli onorevoli Brunetta ed altri sui chiarimenti in ordine al ruolo del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel cambio di vertice del Monte dei Paschi di Siena e all'asserito coinvolgimento della banca d'affari JP Morgan. Onorevole Lanfranco, ha facoltà di illustrarla per un minuto. Grazie Presidente. Il suo governo si è molto esercitato in materia bancaria, signor Ministro. Molti decreti, pochi risultati, qualche danno, un'incertezza forte per i risparmiatori e per l'intero comparto bancario. La notizia degli ultimi giorni è il cambio repentino dei vertici del Monte dei Paschi di Siena, banca la cui crisi, ahimè, è nota, soprattutto da quando il Presidente Renzi ha sostenuto l'acquisto delle azioni che da quel giorno hanno perso appena il 75%. Ciò detto, a noi oggi interessa sapere, credo che interessi anche agli italiani, sapere qual è il ruolo che lei, signor Ministro, ha assunto nella nomina del nuovo amministratore delegato. Se è vero che lei, come alcuni organi di stampa hanno riferito, ha telefonato